Buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi è venerdì 21 febbraio 2014. Cominciamo come di consueto questa serata di trasmissioni su Libre TV con la virgola. Questo spazio, io sono Gianni Colacione. Oggi è una giornata un po' particolare perché in Italia ovviamente tutta l'attenzione mediatica, politica è stata concentrata su un appuntamento ovviamente importante, un evento importante che è quello del varo del nuovo governo da parte appunto del varo, diciamo un'indicazione dei ministri che poi insomma dovrà questo governo prendere la fiducia dalle Camere e comunque insomma guida Matteo Renzi. Poco fa si è avuta appunto questa lista ministri, qualche sorpresa, qualche rammarico soprattutto per l'assenza di Emma Bonino, la non riconferma per quanto riguarda Emma Bonino gli affari esteri. Però io volevo parlarvi di qualche altra cosa, anche perché su questo governo adesso vedremo un pochino anche la fiducia che con che misura la otterrà, i primi provvedimenti quali saranno. Diamo un po' di tempo per potermi pronunciare, prendo un po' di tempo. Mentre invece qualcosa in Ucraina sta avvenendo, ed è avvenuto in questi giorni di molto grave, è un po' di settimane ormai che in Ucraina la popolazione civile è praticamente scissa completamente dal potere del presidente Yanukovych e è in corso da tempo, da alcuni giorni, una vera e propria battaglia, una guerra civile che dalle fonti più o meno accreditate, ma insomma più o meno sono tutte concordi, ad oggi ha provocato più di 100 morti. E quindi quando si tratta di un potere che in qualche modo cerca di resistere a un tentativo di rivolta, di ribaltamento da parte appunto della popolazione civile, di una parte di essa, abbiamo visto anche per esempio un pochino quello che succede in Siria, si riescono a registrare, a notare, a osservare degli abomini veramente pesanti. E spargimento di sangue veramente molto molto ampio, però quello su cui io volevo in qualche modo commentare con voi e spero che commenterete anche con me nel video, nei commenti e così via, in questa giornata un po' particolare, anche perché non sto molto bene e quindi non ho preparato come di consueto un qualcosa di scritto e ho lasciato un po' alla improvvisazione volutamente perché non ci stavo molto e quindi dicevo quello che volevo un po' richiamare e sono i motivi di questa escalation sanguinosa, ma soprattutto appunto di questa opposizione a Yanukovych. Allora, l'Ucraina è una, diciamo, delle terre ex Unione Sovietica che dal 91, se non sbaglio, è una repubblica indipendente, un'area di influenza comunque sia russa. In questo periodo è particolarmente, diciamo, gravata e mortificata da una crisi economica, quindi la popolazione è veramente ridotta, pare allo stremo, alla fame. Questo piccolo appunto area di influenza russa ha provato appunto a stringere un accordo di associazione, niente di più, con l'Unione Europea. Ecco, questo non è andato bene ovviamente a Putin, alla Russia, che comunque sia vuole mantenere questa area di influenza anche con dei prestiti di denaro e quindi praticamente il perpetrarsi anche dopo il crollo del muro di Berlino e così via, di questa area di influenza, di questo colonialismo in qualche modo economico perlomeno. E questo diciamo afflato europeista perlomeno era, o meglio, era perlomeno all'inizio l'ispiratore di questa spaccatura tra Yanukovych e appunto diciamo tutti coloro che appunto scendevano in strada e cercavano appunto di
convincerlo a fare questo accordo e quindi di passare, di scegliere l'Europa anziché Putin. Ora, io in questi giorni ho appunto assistito ad un'escalation veramente molto, molto pesante da una parte e dall'altra della violenza, almeno poi dipende anche dalle varie informazioni quanto siano più o meno attendibili, e la cosa che un pochino mi ha lasciato un po' diciamo perplesso, ma perplesso nel vero e proprio senso della parola, nel senso che probabilmente so di non sapere qualcosa, un po' stupito, è che come un afflato europeistico, per quanto noi che ci stiamo in questa Europa, di cui parleremo poi durante questa serata ancora, come questa Europa possa suscitare un tale fascino ancora, certe volte mi stupisce, ma comunque sia, che un tale afflato europeista possa motivare delle violenze così pesanti, un'escalation così terribile, tanto appunto da arrivare a uno spargimento di sangue simile con dei morti. Ecco, questo mi ha lasciato un po' così perplesso. E allora, un pochino informandomi, mi sono reso conto che un po' come anche faccio questo paragone che è completamente non corretto, ma per una singola cosa mi sembra che possa essere paragonabile, per esempio come in Siria, le opposizioni, la lotta di opposizione, di ribellione nei confronti del potere, mi sembra appunto che come in Siria, qui in Ucraina, sia un po' evoluta per quanto riguarda, si sia un po' modificata per quanto riguarda l'ispirazione, perché l'ispirazione da un'ispirazione europeistica, quindi internazionalistica, quindi di apertura. Ecco, mi sembra che invece abbia avuto un po' un'evoluzione, perché poi vado a vedere che diciamo, tra gli oppositori, i leader dell'opposizione, ci sono anche dei leader di destra, dei leader nazionalisti. E quindi non capisco più bene effettivamente poi questo moto che, per quanto sia drammaticamente violento, è sempre un qualcosa di politico. Per cercare di ribaltare Yanukovych, ecco effettivamente a cosa miri oggi. Probabilmente all'inizio mirava a qualcosa, l'Europa è stata abbastanza, diciamo, assente in questo. Oggi probabilmente si è rapidamente evoluta in un qualcosa, le ispirazioni di questo moto, di questo afflato, si sono un po' trasformate e tanto appunto da arrivare a prendere appunto a trovare tra gli ispiratori anche dei movimenti nazionalisti di estrema destra, che sono un po' una contraddizione rispetto ad un afflato europeista. Allora, su questo cercheremo con le nostre voci transnazionali, magari in futuro, di poter avere qualche rapporto un po' più, diciamo, preciso, con dei testimoni. Vedremo un pochino di muoverci in qualche modo. Io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato in questo mio vaniloquio, forse oggi più delirante del solito, e vi illustro il palinsesto di questa sera. Il palinsesto di questa sera, che sarà, come vi avevo accennato, tutto quanto, diciamo, spostato, diciamo, dedicato, ecco, in gran parte dedicato all'estero. Quindi abbiamo due puntate di voci transnazionali. Comunque sia, subito dopo la virgola del direttore, intorno appunto alle 20:45, uno spazio certi di diritti, come di consueto a cura di Riccardo Cristiano, intitolato Essere Letizia. È una conversazione con Letizia, transgender, che sta affrontando un suo percorso di transizione. È una intervista molto, molto importante, anche molto intimistica. Quindi mi consiglio di seguirla perché è molto interessante, come interessante e anche io come direttore di Libre TV manifesto anche gratitudine nei confronti di tutti coloro che comunque sia si sentono e riescono con uno sforzo a superare un po' la ritrosia di raccontare se stessi, la timidezza giusta, sacrosanta, di raccontare se stessi, peraltro questioni così particolari e così gravi della propria vita.
Alle 21:10 le voci transnazionali, intitolate questa sera, la prima delle due puntate di voci transnazionali, L'altra Europa con Alexis Tsipras, adesso non so se l'ho ben pronunciato. Saremo in collegamento con Francesco Repalo in diretta. Francesco Repalo è un giornalista, scrittore, autore del libro greco Eroi d'Europa per Albeggi Edizioni, di cui, o meglio, la cui presentazione che qualche giorno fa si è tenuta presso l'Istituto di Studi, di Studi Americani a Roma, potete seguire su Libri TV, perché l'abbiamo registrata. E con lui parleremo appunto di questo fenomeno Alexis Tsipras, che un fenomeno appunto della sinistra greca, che pare appunto stia mettendo su una lista europea di sinistra. E vedremo un pochino di che si tratta. Alle 21:45, alle 21:40, voci internazionali, di nuovo parlando del Venezuela. Parleremo appunto in collegamento con la nostra amica Indio, Blanca Bicegno, e parleremo appunto del Venezuela. Ci sono aggiornamenti particolarmente gravi anche qui, che investono la popolazione civile in un modo violento e cruento. Vedremo di cosa si tratta, e a pochi mesi dalle elezioni che ha visto appunto Maduro come trionfatore. Alle 22:10 a tavola con i libri, la consueta trasmissione Note di lettura di Giancarlo Calciolari. Il libro che si commenterà questa sera è Charles Darwin, autobiografia 1809-1882 a cura di Nora Barlow. La traduzione di questo libro è di Luciana Fratini e in Audi 1962. E questo qui appunto per quanto riguarda le note di lettura di Giancarlo Calciolari. Intorno alle 22:30 pensiamo di finire le trasmissioni, chiudere le trasmissioni, speriamo che non ci siano problemi di sorta. Io ringrazio il ritorno, ovviamente ringrazio Donato Volpicella per essere tornato a fare la regia di queste trasmissioni. Ricordo che Libri TV è un'associazione che si sostiene da sola, e quindi sarebbe utile che ci aiutaste non solo economicamente ma anche come contributo di idee ad andare avanti, e vi consiglio appunto di seguire le trasmissioni di Libri TV di questa serata. Io vi ringrazio e restituisco la linea alla regia.